troviamo nella mia fungaia, nello specifico l'azienda agricola GF, azienda da 40 anni caratterizzata dalla produzione di funghi coltivati, nello specifico il fungo champignon. Si sviluppa su 5 piani e 2 letti per ogni stanza, per un totale di 18 stanze di coltivazione che alla settimana producono circa 330-350 quintali, per un totale di circa 17-18 mila quintali all'anno. Ogni serra, ogni ciclo ha la durata di 6 settimane. Le prime 3 servono per far crescere il micelio all'interno del substrato e della terra di copertura, e le successive 3 servono per la raccolta. Il substrato si compone principalmente di paglia, acqua, il seme dove poi si sviluppa il micelio. Nella parte superiore del substrato viene messo 5 cm di torba, che nello specifico proviene dalla zona di Bolzano, torba che serve poi proprio come letto di sviluppo del micelio e crescita delle prime spie, dei primi funghi che poi si svilupperanno nei giorni successivi. Per quanto riguarda la crescita, il fungo, da quando lo si vede nascere, ogni giorno, quindi ogni 24 ore, raddoppia la sua dimensione. L'informatizzazione conta molto, in quanto ti permette di, prima di tutto, sfruttare al massimo la produzione del substrato, quindi hai comunque la massima resa nella tua azienda, e ti permette di produrre un fungo di qualità. Questo si attua attraverso dei sensori, sia all'interno delle macchine che nell'aria che all'interno del substrato, dove interfacciandosi insieme con il software fanno sì che tutte le fasi proseguano in maniera ottimale per lo sviluppo del fungo. Ogni fungo è completamente tracciato. Nell'etichetta si può tranquillamente trovare e vedere la data di confezionamento, il lotto di produzione, dove identifica sia la cooperativa stessa che anche l'azienda agricola che ha prodotto quella vaschetta di funghi. Tra la raccolta e il posizionamento nel banco della grande distribuzione o nel negozio passano mediamente dalle 24 alle 36 ore. Non ci sono passaggi intermedi, infatti la lavorazione che abbiamo visto in fungaia prima rimane tale quale anche qui, dove il fungo viene solo fettato oppure chiuso per il confezionamento per la grande distribuzione. Nella cooperativa il 95% è prodotto di tutti i nostri soci che si trovano nella nostra provincia e nella nostra regione, e rappresentiamo circa il 30-35% della produzione nazionale, quindi si può tranquillamente dire che i funghi del Consorzio Funghi di Treviso rappresentano una pura realtà trevigiana.